Saranno 20 gli aeroporti che dal 4 maggio torneranno operativi e tra questi anche Peretola, scalo fiorentino che insieme a Roma Ciampino è stato inserito nella nuova lista redatta dal ministro dei trasporti Paolo De Micheli e quello della salute Roberto Speranza. Così è anche il Galileo di Pisa che era fermo dallo scorso 12 marzo se non per pochissimi voli di emergenza o di servizio. A spingere i ministri alla decisione anche la posizione dell'ENAC, ente nazionale aviazione civile, che segnala una crescita nella richiesta di spostamenti aerei e immagina un ulteriore incremento con l'avvio della fase 2. Ovviamente la ripresa sarà molto graduale, visto il blocco dei voli internazionali, ma Toscana Aeroporti sta comunque predisponendo le misure di sicurezza adeguate a garantire ai dipendenti e ai viaggiatori la massima sicurezza, almeno per quanto riguarda le aerostazioni. Discorso più complesso invece per gli aerei, dove garantire il distanziamento sociale risulta complicato. Qualche giorno fa in una riunione tra ENAC e le associazioni del trasporto aereo, quest'ultime hanno chiesto misure alternative che garantiscano comunque lo stesso livello di sicurezza, come mascherine e sanificazione degli aeromobili. Inoltre, nel corso della riunione è stata sottolineata la necessità di una forte collaborazione tra i vettori aerei, i gestori aeroportuali e tutti gli attori del sistema, anche a livello internazionale, in modo da stabilire norme univoche sia dal punto di vista sanitario, sia come modulistica da compilare che deve essere uguale tra i vari paesi. Dunque il 4 maggio Peretola riaprirà e sarà il segnale, pur iniziale, della ripartenza anche nel settore dei trasporti.